Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un altro episodio di Fame Chimica. Oggi vogliamo parlarvi di qualcosa che molti di voi conoscono già, o se non altro che avranno già sentito nominare. Vi dice niente il nome Carbonio 14? Se avete visto un documentario qualsiasi sull'archeologia, saprete che il Carbonio 14 serve per determinare l'età dei reperti. Ma come funziona questa tecnica e quali sono i suoi limiti? Partiamo dall'inizio, dicendo che prima della messa a punto della datazione al Carbonio 14, la vita degli archeologi era parecchio più complicata, perché non era possibile determinare scientificamente l'età di un reperto. Bisognava essere un po' investigatori e cercare indizi che portassero ad un certo periodo storico. Non sempre era possibile e non sempre la stima era corretta. Pensate che alcune tombe originarie dell'antica Grecia erano state paragonate ad alcune strutture funerarie trovate nell'isola scozzese di Meshow, e si era pensato che la cultura greca e quella romana fossero state la base di ogni innovazione del mondo antico. A posteriori, datando al carbonio i reperti delle tombe scozzesi, ci si rese conto che erano più vecchie di migliaia di anni. E questo è solo uno dei tanti esempi che ci fanno capire quanto la datazione al carbonio abbia rivoluzionato il mondo dell'archeologia. Correva l'anno 1946 quando il chimico americano Willard Libby iniziò a studiare un sistema che sfruttava il carbonio 14, l'isotopo radioattivo del carbonio appunto, per determinare con precisione l'età di campioni a base organica. Dopo 3 anni di ricerche riuscì a datare correttamente una serie di oggetti aventi data nota, e lo sviluppo del metodo di radiocarbon dating gli valse il premio Nobel per la chimica nel 1960. Ma andiamo con ordine e facciamo un focus sulla natura del carbonio 14, e preparatevi perché ora scomoderemo la chimica nucleare. Prima di continuare, forse è meglio aprire una piccola parentesi di ripasso sugli atomi. Ogni atomo è composto da un nucleo, formato da protoni e neutroni. I protoni sono particelle con carica positiva, mentre i neutroni hanno carica neutra. E chi l'avrebbe mai detto? Comunque, attorno al nucleo orbitano gli elettroni, ovvero particelle con carica negativa. Queste tre particelle, protoni, neutroni ed elettroni, sono dette particelle subatomiche elementari. E contrariamente a quanto ci viene insegnato alle medie nell'ora di scienze, non sono le uniche tre. Ne esistono diverse altre, e perdonateci se nel corso del video ci capiterà di nominarle senza dare troppe spiegazioni. L'argomento è davvero complesso e ricordatevi che siamo qui per capire come funziona la datazione al carbonio 14. Ma torniamo a noi. Come abbiamo detto poco fa, il carbonio 14 è un isotopo radioattivo del carbonio. In generale, si dicono isotopi due atomi dello stesso elemento, infatti isotopo significa proprio stesso nome, che hanno diverso numero di massa. Per quelli di voi che non sono pratici di chimica nucleare, ogni atomo è identificato da due numeri, il numero atomico, che rappresenta il numero di protoni nel nucleo, ed il numero di massa, che indica invece la somma tra i protoni e i neutroni. La totalità del nucleo, insomma, e si chiama numero di massa proprio perché possiamo dire che tutta la massa di un atomo è concentrata nel nucleo. Ma chiariamo il concetto con un esempio reale, e visto che stavamo parlando del carbonio, cogliamo la palla al balzo. Il carbonio esiste in natura sotto forma di 3 isotopi, carbonio 12, carbonio 13 ed il nostro carbonio 14. Come vedete, il numero atomico, quello in basso, è sempre 6, infatti identifica l'atomo. Il numero di massa invece cambia e siccome rappresenta la somma tra protoni e neutroni, possiamo dire che questi 3 isotopi hanno rispettivamente 6, 7 e 8 neutroni. Il carbonio 14, con 8 neutroni, è molto meno stabile degli altri, tanto che risulta essere radioattivo. Niente di pericoloso, state tranquilli. Pensate che anche voi siete composti da una certa percentuale di carbonio 14, ma è proprio questa radioattività la chiave per il radiocarbon dating. Esiste un parametro, chiamato tempo di dimezzamento, che indica il tempo necessario affinché metà degli atomi di un certo isotopo radioattivo decadano. Per il carbonio 14 il tempo di dimezzamento è di circa 5730 anni. Per cui se ora abbiamo 100 atomi di carbonio 14, fra 5730 anni ne avremo solo 50, in altri 5730 anni ne resteranno solamente 25, e così via. Ma questi atomi non spariscono nel nulla, semplicemente si trasformano in qualcos'altro. Il decadimento è una reazione nucleare, e dal momento che è il nucleo a subire una trasformazione, cambia la natura intrinseca dell'atomo. Nel caso del carbonio 14 avviene un decadimento di tipo beta-, che porta alla trasformazione di un neutrone in un protone, a cui segue l'espulsione di un elettrone, negativo, da qui il nome decadimento beta-, ed un antineutrino, un'altra particella elementare. In questo modo il numero di massa rimane invariato, ma il numero di protoni passa da 6 a 7, per cui cambia il numero atomico e cambia anche l'atomo stesso. Questa reazione nucleare porta infatti alla formazione di un atomo di azoto 14, non radioattivo. Esistono anche altri tipi di decadimento radioattivo, primo fra tutti il beta più, che è in pratica l'opposto del beta meno. Si ha infatti la trasformazione di un protone in un neutrone, seguita dall'espulsione di un positrone e di un neutrino. Ma se abbiamo parlato di beta, naturalmente esiste anche il decadimento alfa, ed il molto più famoso decadimento gamma, e questo sì che è pericoloso. Ma per ora ci limitiamo a nominarli, magari ne parliamo meglio un'altra volta.
Ora, dal momento che la quantità di carbonio 14 diminuisce in modo calcolabile, siamo in grado di determinare quanto tempo è passato dal momento in cui si aveva la quantità iniziale, ovvero il momento in cui l'organismo da cui deriva il carbonio organico ha cessato di vivere. Questo è possibile perché la quantità di carbonio 14 presente negli esseri viventi è più o meno costante fino al momento della morte. Ma perché? Ora che sappiamo come sparisce, è il momento di capire come si forma il carbonio 14, e quasi sempre il responsabile non è di questo pianeta. Il carbonio 14 si forma regolarmente nella stratosfera e negli strati alti della troposfera, quando l'azoto atmosferico viene investito dai raggi cosmici. Nei raggi cosmici si nota la presenza di neutroni termici, che colpiscono gli atomi di azoto innescando una reazione nucleare che porta al guadagno di un neutrone e alla perdita di un protone. Come abbiamo visto poco fa, cambiando il numero atomico cambia anche la natura dell'atomo, e l'azoto si trasforma in carbonio 14. Quest'ultimo reagisce poi molto rapidamente con l'ossigeno atmosferico, ossidandosi a monossido di carbonio e anidride carbonica. Da qui si innesca una reazione a catena che trasporta il carbonio 14 in tutti gli organismi viventi. Le piante assorbono la CO2 radioattiva durante la respirazione. Il carbonio verrà poi riutilizzato dalla pianta per crescere. Se vi ricordate, abbiamo parlato del ciclo dell'anidride carbonica nel video sugli incendi che vi lasciamo qui sopra. Gli erbivori poi mangeranno le piante che contengono il carbonio 14, ed i carnivori mangeranno gli erbivori. Ed eccoci qua, tutti con la nostra dose giornaliera di carbonio radioattivo. Uno dei parametri più importanti per la datazione al carbonio è il rapporto tra carbonio 14 e carbonio 12, ovvero l'isotopo stabile più comune in natura. Questo rapporto rimane quasi costante per tutta la durata della vita, fino a che non si smette di assumere nuovo carbonio con la morte. Da lì inizia poi il decadimento, che permette agli scienziati di determinare l'età di un campione di origine organica. Basta conoscere il rapporto tra carbonio 14 e 12 al momento della morte, e il rapporto nel campione durante l'analisi. Ottenere questi valori però non è una cosa facile. Partiamo dalla quantità iniziale. La percentuale di carbonio 14 che si trova nelle piante e negli animali in vita è proporzionale a quella presente in atmosfera, ma questo valore è soggetto a fluttuazioni che possono dipendere da diversi fattori, come per esempio l'intensità con cui i raggi cosmici interagiscono con l'azoto atmosferico. Questa dipende a sua volta dall'attività solare e dal campo magnetico della Terra. Fortunatamente abbiamo dei vecchissimi alleati che possono aiutarci ad avere un quadro più chiaro riguardo alle fluttuazioni del carbonio 14 nel tempo: gli alberi. Contando gli anelli degli alberi è possibile risalire alla loro età, e prelevando campioni da ogni anello è possibile costruire una curva di calibrazione che permette agli scienziati di conoscere come è variato il rapporto tra carbonio 14 e 12 nel corso dei secoli. Anche l'umanità ha contribuito alla variazione di questo rapporto. Con lo scoppio della rivoluzione industriale si è visto un forte aumento della CO2 atmosferica dovuto all'avvento dei combustibili fossili come carbone e petrolio. Tali fonti energetiche sono così vecchie da non avere più carbonio 14 al loro interno, per cui si è vista una grande produzione di anidride carbonica non radioattiva, che ha diluito quella radioattiva abbattendo il rapporto tra carbonio 14 e carbonio 12. Negli anni 60, poi, la grande quantità di test nucleari ha prodotto un eccesso di neutroni in atmosfera, che ha portato alla formazione di moltissimo carbonio 14. Pensate che nonostante le emissioni di CO2 fossile oggi siano parecchio superiori a quelle della rivoluzione industriale, i test atomici hanno prodotto così tanto carbonio 14 che il rapporto atmosferico tra carbonio 14 e carbonio 12 odierno è ancora maggiore di quello medio naturale, anche a distanza di quasi 60 anni dagli ultimi test eseguiti in superficie. Ora, abbiamo visto come si ricava la quantità iniziale di carbonio 14, ma come si misura quella attuale? Beh, inizialmente si misurava la radioattività emessa dal campione con un contatore Geiger, ma necessitava di grandi quantità di campione. Al giorno d'oggi viene utilizzata una macchina molto costosa che si chiama spettrometro di massa con acceleratore, che permette di analizzare circa un grammo di campione senza quindi intaccare troppo il reperto. È stata un'invenzione rivoluzionaria per l'archeologia, ma anche per la fisica applicata, in quanto a differenza dei normali spettrometri di massa, questa macchina riesce anche a distinguere gli atomi diversi aventi massa identica, come appunto il carbonio 14 e l'azoto 14, con una grande sensibilità tra l'altro. Per quanto riguarda il funzionamento di questi strumenti, ci fermiamo qui, non andiamo troppo nel dettaglio anche perché sennò il video viene lungo 7 ore, però come al solito in descrizione vi lasciamo le fonti con qualche dettaglio in più per placare la vostra sete di conoscenza. Questa macchina ha sì cambiato il mondo dell'archeologia, ma ha comunque i suoi limiti, infatti non è possibile datare reperti più vecchi di 50.000 anni. La quantità di carbonio 14 è semplicemente troppo bassa per essere identificata. Inoltre è anche essenziale prestare molta attenzione a non contaminare il campione con fonti di carbonio fresche. Pensate che basterebbe il tocco di uno scienziato con residui organici sui guanti per ringiovanire il reperto di alcune migliaia di anni. È per questo motivo che la datazione al carbonio dà il meglio di sé su reperti sotterrati ed isolati dal resto del mondo da parecchio tempo. Ha destato moltissimo scalpore alla fine degli anni 80 il caso della datazione al carbonio della sindrome di Torino.
Ben tre laboratori hanno stimato che il sudario di Gesù fosse collocabile in un periodo tra il 1260 e il 1390, additando la sacra reliquia come un falso. Si hanno testimonianze della sindone fin dal 1350 circa, periodo che è quindi in linea con i dati riportati dall'analisi, ma alcuni dei più grandi sostenitori dell'autenticità di quest'ultima argomentano il loro punto di vista affermando che la sindone ha subito la contaminazione di fonti di carbonio più recenti, plausibile vista la travagliata storia di questo prezioso reperto, ma la verità è ancora lontana dall'essere svelata. E con questa piccola curiosità chiudiamo il video di oggi. Se siete interessati ad approfondire la parte più tecnica, vi lasciamo in descrizione tutte le fonti che abbiamo consultato, come al solito del resto. Detto questo, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo episodio di Fame Chimica. Ciao!